Cari amici, rieccoci dopo la batosta di Parigi, dopo il 3-0 netto del Paris Saint-Germain contro il Milan. Purtroppo è andata male, purtroppo è stata una partita che poteva sicuramente svilupparsi in maniera diversa se magari quella conclusione di Pulisic fosse entrata a inizio ripresa, quando il risultato era ancora sull'1-0 e Milan ha avuto la possibilità anche di pareggiarla. Poi l'abbiamo rivisto l'azione, abbiamo rivisto il tentativo di Pulisic che dopo il match ha anche detto ho sbagliato. Può capitare, ho sbagliato, invece di concludere a rete ho tentato il passaggio per Giroud che è arrivato in ritardo. Ma al di là di quell'occasione che si può dire la più ghiotta, la più importante, la più concreta per il Milan, per il resto la squadra rossonera sinceramente ha fatto veramente fatica ad arrivare in porta, ha concluso po poco, le parate di Donnarumma sono state pochissime, nessuna conclusione ha impensierito seriamente il portiere napoletano, che tra l'altro è stato fischiato tutta la partita dalla curva sud del Milan. Ci sono stati anche dei cori contro Donnarumma da parte dei tifosi rossoneri, tanti tifosi al Parco dei Principi. Però sottolineiamo ancora una volta le difficoltà nel trovare il gol. Purtroppo il Milan con il 3-0 a Parigi ha stabilito un nuovo record negativo. La figuraccia l'ha fatta, ragazzi. Quando bisogna elogiare il Milan lo facciamo, quando bisogna elogiare la squadra rossonera lo abbiamo sempre fatto. Ora invece c'è da sottolineare un aspetto negativo. Il Milan ha stabilito un nuovo record negativo delle squadre italiane in Europa. Mai nessuno non aveva mai segnato per 5 partite di fila. Purtroppo il Milan in Europa non segna da 5 gare consecutivamente. Le due contro l'Inter nella semifinale di andata e ritorno dell'anno scorso e le tre del girone attuale di Champions, 0 gol contro il Borussia Dortmund e il Newcastle e neanche un gol anche ieri contro il Paris Saint-Germain. Per 5 partite di fila il Milan non ha segnato e ha stabilito questo nuovo record negativo delle squadre italiane in Europa. Una brutta figura, si può dire una figuraccia, perché comunque il Milan ha sempre invece abituato a stabilire record positivi in Europa, no? Vi ricordate quando la squadra milanista vinceva le Champions e stabiliva record positivi. E invece stavolta questi numeri vanno a sottolineare la difficoltà da parte della squadra di Stefano Pioli nel trovare il gol, la rete, non solo tra l'altro con Giroud, con Leao, con Pulisic, ma anche con i centrocampisti, perché si tira poco in porta, c'è poca qualità anche a centrocampo, Krunic non può farti la differenza in questo Milan. Musa non è quel tipo di giocatore. Reinders ci prova, ma fino ad ora ha dimostrato di non avere questo feeling con il gol. E poi attenzione alle parole a fine partita di Calabria. Ne abbiamo sottolineate diverse. Lui dice: tutti i giorni andiamo a farci il culo a Milanello per giocare queste partite, per dire. Abbiamo talmente voglia di giocare queste partite così importanti in Champions League che andiamo a Milanello tutti i giorni per farci per lavorare in maniera pesante. Se vogliamo andare avanti, dobbiamo rimboccarci le maniche. Chi non ci crede è meglio che stia a casa. Ecco, quest'ultima frase, questo spezzone, chi non ci crede è meglio che stia a casa. Cosa ha voluto dire Calabria? Che forse c'è qualcuno a Milanello che non si allena benissimo, c'è qualcuno a Milanello che probabilmente non crede nelle qualità della sua squadra, nella squadra in cui gioca. Sono un po' parole strane, è vero, bisogna contestualizzare. Calabria ha fatto queste dichiarazioni subito dopo la sconfitta a caldo e sapete, quando un giocatore fa delle dichiarazioni a caldo può essere sempre un po' pericoloso perché si vanno ad esternare magari dei sentimenti e delle emozioni che invece a voce ferme sarebbero state dette in maniera diversa. Però fa anche capire che c'è qualcosa che non va a Milanello a questo punto. Se il capitano del Milan dice chi non ci crede è meglio che stia a casa.
e anche un monito nei confronti dei compagni di squadra. Tra l'altro, Calabria subito dopo, stesso nel post partita di PSV Milan, di PSG Milan, Paris Saint-Germain Milan, è stato bacchettato direttamente da Stefano Pioli, che dice: Calabria ha sbagliato, non c'è nessuno che lavora a Milanello con poca attenzione o poca disponibilità. Ora due sono le cose: o Pioli sta provando a coprire qualche mancanza di qualche giocatore che Calabria invece ha messo alla luce, oppure i due la pensano in maniera diversa su come si sta lavorando a Milanello, non c'è altra spiegazione. E evidentemente, forse Pioli voleva lavare i panni sporchi in famiglia, mentre Calabria con questa esternazione lo ha portato alla ribalta mediaticamente. Tra l'altro tutti i tifosi si sono accorti di questa situazione. Non è piacevole. Calabria, tra l'altro, comunque ha parlato anche in altri termini, in altre TV, ha detto c'è rammarico per le prime due partite contro Borussia e Newcastle. Il PSG sono stati più forti e molto organizzati, hanno giocatori molto pronti. Non stiamo finalizzando le nostre occasioni, mentre il Paris Saint-Germain è davanti a un fenomeno che al primo tiro fa gol, cioè Mbappé. E a noi questo sta mancando. C'è rammarico per le prime due partite dove potevamo fare più punti contro il Newcastle e Borussia Dortmund. Poi dice: potevamo fare meglio anche con la palla e siamo stati anche molto sbilanciati accettando l'uno contro uno contro questi giocatori. A caldo è difficile analizzare bene. Il girone, e qui ribadisce, è dura, ma non è assolutamente finita, quindi ce la giochiamo. Chi non ci crede può stare a casa, noi ci crediamo. Quindi è un Calabria che poi lascia anche, questa è la dichiarazione fatta a Sky, lascia anche la possibilità, cioè lascia anche intendere che loro ci credono ancora a Milanello. Chiudiamo con un attacco da parte di Fabio Capello, ex allenatore rossonero. Dice in maniera un po' provocatoria negli studi di Sky, dice: ma avete visto il Milan in campo? Punto interrogativo, per dire Milan non è proprio esistito in campo, forse in maniera un po' dura, però esprime tutta la sua delusione nei confronti della squadra rossonera che nel secondo tempo in effetti è calata parecchio. Tra l'altro lui dice: dopo mezz'ora il Milan si è sciolto, e in effetti è stato così, perché nella prima mezz'ora, ragazzi, il Milan ha comunque provato a rimanere in partita, ha recuperato dei palloni sulla tre quarti, ha tentato due o tre incursioni con Leao, per esempio al 25esimo del primo tempo c'è questo tiro a giro di Leao che non finisce molto a lato. Poi c'è l'azione personale, individuale di un fenomeno come Mbappé che dribbla nello stretto in una frazione di secondo, Tomori si sposta la palla e tira e la palla finisce in rete. Lì si sblocca il risultato, Paris Saint-Germain che passa in vantaggio e la gara ovviamente per il Milan si mette in salita. Nella ripresa però bisogna dire che dopo il 2-0, gol preso su calcio d'angolo, davvero una brutta figura di tutta la difesa rossonera che è molto distratta in quell'occasione, se andate a rivedere, poi lì la partita finisce. Quindi la gara che dopo 60 minuti si può dire è conclusa, perché il Milan accusa il colpo e dal 60esimo in poi fa veramente molto poco in campo. Ecco, uno dei problemi del Milan è che se prende gol non reagisce, se prende gol non riesce a ribaltare la partita, e questo è un altro dei tanti problemi. Milan che abbiamo visto ieri a Parigi è un Milan che ha difetti sia in attacco, perché non segna, è un dato di fatto oggettivo, ma è un Milan anche che ha preso dei gol un po' stupidi, errori di concetto, errori anche tecnici, nel passaggio semplice di un pallone. Questo capita quando in effetti cala il livello tecnico perché non hai giocatori forti in campo. Mi viene in mente l'assenza di Bennacer, di Loftus-Cheek, dei cambi importanti lì davanti con le assenze di Okafor e Chukwueze, e un Milan che praticamente aveva pochissime soluzioni in panchina e in campo dal primo minuto ha dovuto mettere Krunic, per esempio,
davanti alla difesa, sono partite che Krunic queste le ha sofferte, sia con la Juve che con il Paris Saint-Germain. Evidentemente non è ancora tornato bene dopo l'infortunio, e di questo però Pioli se ne deve accorgere, perché comunque non si possono rischiare queste brutte figure in campo europeo. Ci vediamo più tardi, un abbraccio, ciao.